Buongiorno su Accredo, a Radio Stop in questa mattinata del martedì 27 giugno. Come vi ho anticipato prima, ho il piacere di dare ancora una volta il benvenuto a Daniele Di Stefano, regista del film Ti proteggerò, di cui abbiamo parlato anche un po' di tempo fa, qui in occasione dell'uscita della prima su Radio Stop. Ne parliamo anche perché è un film interamente girato tra Firenze e il Chianti in Toscana. Daniele Di Stefano, classe 1988, al suo esordio con Ti proteggerò, benvenuto su Radio Stop. Grazie mille. Ben trovato. Allora, credo sia una grossa emozione adesso vederlo uscire. Già alla prima c'è stato un pubblico che è accorso numerosissimo, so che era pieno imballato il cinema in cui venne proiettata la prima, ma adesso siamo alla prova del fuoco, si può chiamare così, Daniele? Sì, la prima è stata bellissima, è stata una serata meravigliosa, abbiamo fatto il sold out con una settimana d'anticipo, che insomma per me è una serata che mi rimarrà nel cuore. Certo. Delle serate che non scorderò. Di in avanti, dal 29 il film va in programmazione al cinema e questa è una grandissima soddisfazione, perché insomma non era così scontato, e riuscire a portare un film in programmazione al cinema è una grande soddisfazione. Certamente. Allora, io ricordo, il film si intitola Ti proteggerò ed è un thriller, è un giallo, c'è cioè un omicidio anche piuttosto efferato, ma è anche l'occasione per vedere una Firenze un po' diversa sotto una luce noir che va tanto adesso, insomma il giallo e il thriller vanno molto sono molto molto apprezzati, ma i luoghi, proprio quel, in gergo tecnico, correggimi se sbaglio, si dice la fotografia è meravigliosa. Sì, devo dire che il nostro direttore della fotografia ha fatto veramente un grandissimo lavoro. Firenze, questo è un giallo, sì, è un thriller psicologico. Uh-huh. C'è sì un omicidio efferato, una bambina è stata stuprata e uccisa, e poi però parte tutto un discorso psicologico sulla psicologia del personaggio principale. Certo. Quindi è Firenze ovviamente è una città meravigliosa, vengono da tutto il mondo per riprenderla, però è anche vero che magari chi non ci vive di sicuro conosce principalmente i luoghi simbolo della città. Certo. È chiaro che una persona che ci ha vissuto, ma a Firenze come poi in realtà in tutta la Toscana, perché poi il film è girato in tutta la Toscana, non soltanto a Firenze, è chiaro che una persona che nasce e cresce in questa regione conosce anche degli angoli di questa regione che magari è una persona esterna. Certo, ma anche per motivi temporali, il turista arriva, può starci se gli va bene una settimana, due settimane, non riesce certo a vedere ogni angolo, ogni anfratto. Non è come starci 100 anni. Esatto, non ci vive quotidianamente. Ricordiamo che Ti proteggerò ha ottenuto anche il patrocinio del comune di Firenze per la sua valenza di promozione, anche se vogliamo del territorio. Vogliamo dare le date esatte? Abbiamo detto che sarà in programmazione per una settimana. Dove, da quando a quando, e soprattutto parlami della serata in cui ci sarà anche il cast. Sì, allora il film andrà in programmazione a partire dal 29, quindi da dopodomani. Sì. Al Cinema Principe, che è in Viale Matteotti 13 Rosso a Firenze, sarà ovviamente, come dicevi, in programmazione per una settimana. Mm-hmm. Quindi le persone potranno andare a vederlo quando e come preferiscono. Il 29 giugno, quindi dopodomani, al Cinema Principe sarò presente io e tutto il cast allo spettacolo delle 8:10. Ah, quindi, che bello! Quindi volendo si possono incontrare anche gli attori, che ricordiamo sono tutti toscani. Quasi tutti. Non proprio tutti. Uh-huh. Ma diciamo che un buon 90% sono attori toscani. Ok. Quindi, io ricordo. Questo, dimmi. Anche questo è un motivo in più, sicuramente, di valorizzazione delle grandi professionalità di questo territorio. Certamente. Io ricordo che tra l'altro i biglietti sono acquistabili in prevendita anche sul sito www.staseraalcinema.it, oppure, come si fa sempre, presso il cinema stesso. Esatto, al Cinema Principe di Firenze, dal 29 giugno per una settimana, Ti proteggerò, regia di Daniele Di Stefano. Daniele, ti ringraziamo per aver scelto ancora una volta anche Radio Stop per ricordare al nostro pubblico di venire a vedere questo film che parla di Toscana e che ne fa vedere tanta sotto l'aspetto migliore. Io ringrazio voi, se potrete venite il 29 stesso, se no comunque sia io che il cast ci alterneremo nelle varie sale in cui uscirà il film, sicché comunque ci sarà sicuramente occasione poi di volentieri, parlare. Molto volentieri. Un abbraccio e buon lavoro. Ciao Daniele. Grazie a voi, buon lavoro.